Matteo, non ti piacciono le cose serie? A me non piacciono le cose serie. Dipende quanto serie sono. Ah? Fatte ad un determinato orario si possono pure fare dei Non è ragionamenti. orario per cose serie. Assolutamente. Senti, di cosa vuoi parlare invece di non serio? O di parzialmente serio? Che mi sei tornato a trovare? E beh, era ora. Un È passato un po' di tempo, sì. bel po'. Senti, come descriveresti la tua cucina? Semplice da capire, Scusa, se è fondamentale. semplice si capisce subito, se è da capire è un po' più arzigogolata. Semplice da capire Ah, all'occhio, ok. nel Quindi senso che semplice da capire, cioè semplice in generale, sì. però. Fondamentale perché oggi come oggi è inquadrata su una piccola esperienza che ho fatto su Caserta e poi stagionale. E questo è molto interessante, l'esperienza che hai fatto su Caserta, come ti ha fatto intendere di cambiare i piatti, cioè o comunque di strutturare i piatti? Beh, è nata la selezione di antipasti come l'hai potuto vedere, perché prima era tutto più piattato, più complicato. Invece Oggi tu anche pensi che leggermente. Caserta voglia una cosa più semplice? Ma penso, non so, non generalizziamo, non solo Beh, in Caserta, generale, diciamo, mediamente, il tuo come. cliente o il cliente che si approccia a un ristorante del genere non vuole una pietanza troppo raffinata, troppo impiattata, troppo arzigogolata. Ma è anche quello che oggi a me piace, sinceramente. Nel senso, ci sono tante piccole cose che prima si mangiavano più spesso a casa. Prendi la ricetta fritta, io la mangiavo sempre di venerdì, era un piatto fisso che mamma mi faceva. Invece oggi come oggi non penso che le alici di venerdì siano questo piatto fondamentale, no? Però non Invece buono le alici. Infatti sì, i pozzuoli, nostre, piccoline. tu sei uno dei pochi che insomma a Caserta propone pesce in maniera decente, no? Perché altri, io so che non si approcciano proprio e fanno Diciamo meglio. che il pesce E o è fresco volendo o non si offre ai è clienti, anche no? semplice volendo da presentare, nel senso una base aglio e peperoncino, una buona materia prima e il gioco è fatto. Poi sta lì mettersi a lavoricchiare un pochettino per strutturarlo un pochettino, il piatto, ecco il polipo, è una di quelle portate, ad esempio, comunque non è presentata nel modo classico, è quasi trifolato con la verza, quindi un accostamento non che si vede spesso e volentieri, ecco. E quindi tornando a noi, si può descrivere la tua cucina in qualche modo? Ma io penso di avertelo già detto finalmente. E no, hai detto che una semplicità nei piatti, Sì. poi. Come ti ho detto, semplice, fondamentale e stagionale. È fondamentale che intendi? Fondamentale nel senso che comunque, in linea di massima, quello che ti viene espresso nello specifico da mio cognato, Pino, quando viene a dirti il piatto, quello devi Ma assaporare. qua è tutto veramente una catena familiare, perché ci sei tu, c'è Assolutamente sì. papà, c'è tua sorella che non sapevo. Stasera c'è mia sorella perché ci ha trovato in una serata Ok, molto extra. perché ha chiamato papà tuo padre, quindi Sì. non si scampa. E Pino invece è Il mio comunque tuo cognato. parente, è tuo cognato, grande Pino che è Pino simpaticissimo. si occupa della sala, ma come potete vedere anche dei dessert. Ecco, siamo un po' più aperti degli altri Tra l'altro ristoranti. Pino è molto bravo con i dessert. Ecco Pino. Bello questo colore molto molto caldo e accogliente alle pareti. È Sembra di stare a casa, no? vero, questo sì. Ma poi C'è colori, un'atmosfera molto ambienti. conviviale. Su questo non c'è niente da dire, è vero. Senti, il tuo obiettivo? Riempire il locale, ovviamente. Vedo che parliamo la stessa lingua. Riempire il locale, E beh, poi. sempre mantenendo un po' di standard, ecco, di base. Senti, cosa hai imparato da tutte le esperienze in giro per l'Europa che hai fatto? Tu sei stato anche Io ho fatto in all'estero. Francia, ho fatto due esperienze, come dire, che non sono servite a nulla Perché? all'estero, nel senso ho fatto una brevissima esperienza in Portogallo, quando ero più giovane sono a lavare i piatti anche in Inghilterra, quindi in E cosa cucina hai in cucina? Cosa hai appreso dall'estero? Se c'è qualcosa da prendere, magari. all'estero. Sì.
Sì. All'estero sicuramente la Francia mi ha fermato per un motivo. Dove hai lavorato? Al Plaza Atene. Con chi? E lo staff è di Alenucas. Ok, cosa hai imparato lì? Lì ho imparato il rigore, la pulizia, l'ordine, Di la cosa ti occupavi da decisione. Ducas? Io ho fatto pesce e carne. Quindi sosie e passoni. Hai fatto anche il sossie proprio. Ma qua non c'è una. Cioè, diciamo che le salse, i fondi, è più una cosa. Sosie inteso come sosso, quindi carne. Ah, ok, io sossie so che però è uno chef che si occupa delle salse, dei fondi. Sì, diciamo se tu la leggi sul libro La Brigata di Cucina, Certo, è è quello così. è. Però ringraziando a Dio ci siamo un po' evoluti dai libri. Quindi abbiamo il pesce e la carne in Italia, in Francia si chiama il poisson e la viande. Tu in Francia hai fatto il sosie o il poisson? Io ho fatto E entrambi. Però quindi sai tutte le salse comunque volendo. ero giovane, Perché mo, ma che sei vecchio, scusa. sì, avevo 20 anni, non ho 21, 20, 21, 22 forse, non ho 33. Beh, ne è passata di acqua sotto questi È ponti. passata di acqua, Però ho sì. visto con piacere che il locale stasera era pieno e questo mi fa molto piacere. Non solo Come? non solo a te fa Eh beh, piacere. certo, se non fa piacere a te, ci c'è qualche problema proprio No, poi psichiatrico. comunque veniamo anche da una giornata ieri che era già stata Ah, è vero, San impegnativa. Valentino è una giornata tostissima. Sì. Ho Ti hai fatto anche un menù particolare, ho visto. fatto un menù, siamo stati anche molto, molto accorti nel Ma tu prezzo. sei sempre accorto nel prezzo, ho visto che In linea di comunque, massima, sì, sì. fai un menù degustazione 30 euro, insomma. Alla fine anche questo penso sia importante, indipendentemente dal periodo Certo. che stiamo passando tutti a livello globale, ma bisogna stare attenti che uno quando, anche con le porzioni, Un cioè occhio al quando vedi il portafoglio. portafoglio e anche quando vai fuori mangiare la novità, ma anche mangiare. Certo. Perché poi è anche spiacevole, no? Che torni a casa e dici, che cosa ho mangiato? Ho ancora un po' un vuoto allo stomaco. No, su questo infatti abbiamo dovuto rinunciare a un secondo Sì, perché fra antipasti perché la e primi. selezione Veramente ci sì. hai fatto mangiare abbondantemente, su questo veramente non c'è niente da dire. Caro, niente, allora Questo è in stato bocca. bene, Davide? Questo lo leggeremo prossimamente su questi Dai, la schermi. vita, la mia cucina. Ho capito che sei una persona molto simpatica e anche fotogenica. In bocca al Grazie. lupo, Crepi. a presto.